Ciao a tutti! Oggi prepareremo il pesce finto. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono patate tagliate a fette, acqua, sale, tonno sgocciolato, acciuga sott'olio, capperi, succo di limone, maionese, prezzemolo e pepe. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua. Il sale, posizionare il cestello con le patate, chiudere con il coperchio ed azionare il bimby per 30 minuti, temperatura varoma, velocità 2. Le patate sono cotte, rimuovere il cestello e svuotare il boccale. Abbiamo svuotato il boccale. Mettere le patate nel boccale. Ed azionare il bimby per 20 secondi a velocità 3. Aggiungere il tonno, il prezzemolo, i capperi, il succo di limone, le acciughe, il pepe e la maionese. Ed azionare il bimby per 40 secondi a velocità 5. Lasciare intiepidire. Sagomare, dare la forma di un pesce e decorare con verdura a piacere. Pesce finto. Si conserva in frigo. Grazie e alla prossima ricetta.